Sto andando alla prima riunione Orto Condiviso, che è un bellissimo progetto che ha iniziato la Cascina Pelesa, che è quella cascina presso cui io ho fatto un video, credo, 2 anni fa. Posto è molto bello, è una cascina molto grande, coltivano biologico e fanno l'autoraccolta, quindi si può andare, ovviamente con la bella stagione, a raccogliere le proprie ciliegie, fragole, eccetera. E quest'anno hanno pensato appunto di adibire, credo che siano 2 o 3 mila metri quadri, adesso devo ancora sentire perché oggi c'è la prima riunione, a appunto questo bel progetto di orto condiviso a cui possono partecipare tutti, anziani, giovani, eccetera. Io ovviamente mi sono inserita perché non essendo molto pratica appunto della cultura delle verdure e della frutta, vorrei saperne di più, imparare per poi un domani appunto avere un ortino tutto mio. Quindi, let's go. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for, and I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see.
questi muffin, vediamo se sono buoni. Speriamo un po' più degli ultimi, quelli che ho assaggiato con voi nell'ultimo vlog, che erano veramente tremendi. Profumo buono. Buoni. Buoni. Insieme ci bevo il tè verde profumato ai petali di gelsomino. Prima di questo tè verde avevo provato solo quello del supermercato, quindi se avete provato solo le bustine di tè verde del supermercato non fatevi ingannare, perché il tè verde ha un sapore completamente diverso. Poi se vi piace meno è soggettivo, però datevi un'altra chance e provatene uno vero. Io mi servo sempre da questo negozietto che ho scoperto l'anno scorso durante la quarantena, Tea & Tao a Milano, e questo tè è uno dei miei preferiti. Profumo buonissimo. Ultimamente ho dovuto affrontare un amico di vecchia data, il perfezionismo. Mi sono trovata a non concludere diverse cose e a chiedermi perché. Perché nonostante tutti i miei cambiamenti, i miglioramenti che penso di aver fatto nella mia vita, ancora ogni tanto mi ritrovo a dovermi confrontare con il perfezionismo. Sicuramente grazie alla mindfulness sono molto più consapevole dei meccanismi che innesta in me il perfezionismo, però ancora ogni tanto viene a trovarmi. Ecco la definizione che ho trovato. Il perfezionismo è l'aspirazione a raggiungere nel proprio lavoro o nella propria attività una perfezione ideale non facilmente attuabile. A causa della costante autocritica e dello scarso senso della realtà, spostiamo costantemente l'attuazione di una qualsiasi attività verso obiettivi irraggiungibili. Io credo che sia la nostra visione della realtà che ci rende infelici. Quello che noi vediamo, quello che percepiamo, che sentiamo, ovviamente non è la realtà oggettiva così com'è, ma è filtrata dai nostri sensi. Quindi per persone diverse la stessa identica situazione potrebbe rappresentare o una crisi o un'opportunità, a seconda appunto di come la interpretano i nostri sensi, a seconda anche dei condizionamenti culturali, sociali che abbiamo ricevuto da quando siamo nati. Viviamo nell'era dei social media in cui tutto sembra così perfetto, così impeccabile, ma la realtà è che la perfezione non esiste e non possiamo avere il controllo su tutto, quindi questa sarebbe una delle prime cose, secondo me, con cui dovremmo fare pace. Dovremmo anche rilassarci di più e smettere di fingere che va tutto bene, perché nessuno è perfetto e trovo che sia più importante coltivare amore verso se stessi piuttosto che l'amore degli altri nei nostri confronti. Dovremmo anche ammettere le nostre debolezze. Non c'è niente di cui vergognarci, fanno parte di noi e comunque già rendercene conto è un buon passo avanti, trovo. Noi siamo i nostri giudici più severi, dovremmo imparare a fare pace con noi stessi e amarci incondizionatamente, perché poi è da lì che la vita si trasforma davvero. Cambia in modo direttamente proporzionale a quanto ci vogliamo bene. Impariamo ad accogliere quella splendida parte di noi che è rimasta nascosta dietro il nostro io perfezionista. Potremmo scoprire un tesoro. Un altro dei motivi per cui tendiamo al perfezionismo, secondo me, è anche la paura. Paura di non essere amati, paura di non essere abbastanza, paura della perdita. Se ci pensiamo bene, la maggior parte delle volte queste paure sono tutte collegate
a qualcosa che non sta avvenendo nel momento presente, sono sempre speculazioni sul futuro, sono sempre proiezioni. Quindi, secondo me sarebbe importante, ecco, riuscire ad ancorarci sempre di più al momento presente per riuscire a scacciare questi continui salti in avanti della nostra mente, no? E poi renderci conto che a cascata la paura provoca poi tutta una serie di emozioni negative che sono stress, ansia, fobie, eccetera, eccetera. Quando ci disidentifichiamo dalla nostra mente, quando ci rendiamo conto che noi non siamo i nostri pensieri, ecco, allora il nostro senso di sé assume un significato più profondo, ne arriva da una parte dentro di noi che non può essere scalfita da nulla, nemmeno dalla paura. Noi siamo molto di più di quello che vediamo in superficie, siamo molto più della nostra mente, siamo molto più del nostro corpo. Siamo frammenti universali, siamo essenza pura, amore puro. E se non lo capiamo, se non riusciamo a sentire le nostre radici nel terreno dell'essere, avremo sempre la paura come nostra compagna. Il mio augurio più grande per tutti voi è quello che possiate piano piano rendervi conto di quanto il vostro io sia già perfetto così com'è. Grazie per aver trascorso il vostro tempo con me anche oggi. Un abbraccio speciale ai miei Patreons e ci vediamo nel prossimo video.